Ci ha raggiunto, facendoci una grande cortesia, Carlo Foglini, nuovo presidente di AIGA. Non più tardi di 3 settimane fa al congresso di Bari è stato eletto, tra l'altro, una candidatura che poi è diventata unica. Congratulazioni, buon lavoro. E ti aspetta già subito oggi tanta carne a cuocere. Da ora in poi si dovrà lavorare sulla riforma. Tra l'altro, noi siamo stati abbastanza attenti e abbiamo visto che la gran parte delle, se non forse tutte, le mozioni AIGA sono passate. Sì, innanzitutto grazie per l'invito. È una soddisfazione per l'AIGA perché tutte le mozioni, se non assorbite, sono state di fatto approvate, soprattutto sulla monocomittenza, sugli spazi di mercato, incompatibilità, che è un po' il punto di partenza che vogliamo dare a questo costituente, questo tavolo dell'avvocatura che dovrebbe essere convocato a breve. E anzi, come AIGA non mancheremo di sollecitare, adesso ci sono le festività e facciamo passare le festività, ma già da gennaio, da iniziare a costituire questo tavolo per riscrivere la legge professionale, quindi il nuovo ordinamento per renderlo più attuale, anche se sappiamo poi che gli eventi e la vita sono più veloci delle leggi, quindi vediamo poi i tempi per l'approvazione. Senti, Arrivo. io ho dato uno sguardo alla mozione sulla monocommittenza, sostanzialmente ricalca quella di Catania, insomma, non, alla fine non ci sono differenze, così come le altre due che sono questa volta sono state votate tutte, quindi anche se si spegneranno delle polemiche del passato, avevano invece, guardavano più all'avvocato dipendente, lavoratore subordinato sostanzialmente a tutti gli effetti. Da Catania però, e questo diciamo è la seconda parte, sono passati 4-5 anni e non è accaduto nulla. Sì, allora sulla mozione Paolo Patrizio che è stata approvata dalla maggioranza dell'avvocatura a Catania, dando un input chiaro dove il rapporto fra collaboratore deve essere nell'alveo della libera professione, dell'autonomia e indipendenza, perché sentire fra colleghi parlare di dipendente e datore di lavoro fa specie, è un po' oggettivamente, sostanzialmente, non anacronistico, ma contrario proprio allo spirito di una libera professione intellettuale come la nostra. Da Catania in realtà. Noi, devo dirti la verità, allora ero forse un po' più giovane da questo punto di vista, si era dato un po' l'input di iniziare a discutere, a 20 anni che ne discutevamo, a partire anche delle altre associazioni, l'ANF, con gli avvocati sans-papiers, quindi si era trovata una sorta di sintesi di introdurre delle tutele, diritti e doveri minimi a tutela di un collaboratore di studio. Quindi in realtà da Catania poi abbiamo, ero io uno dei, insieme alla giunta di Antonio De Angelis, l'approvazione della proposta d'Orso. La proposta d'Orso in realtà è sostanzialmente l'attuazione del deliberato di Catania. Il problema è che i tempi parlamentari sono stati lunghi e siamo arrivati poi a fine legislatura ed è caduta. Ad oggi abbiamo cercato di fare un cambiamento. Mentre la Paolo Patrizio andava nella direzione di un'approvazione di una norma autonoma, una legge speciale autonoma che disciplinasse la figura dell'avvocato monocommittente, invece abbiamo voluto riportare nell'alveo della legge professionale, con la nozione dell'avvocato monocommittente, di cui è l'esclusività che fa la differenza, perché poi quando si discute sulle due posizioni, Sì. che pur entrambe rispettabili, ma partono da punti di vista diversi, anzi in comune che c'è da regolamentare, punti di vista diversi sul risultato, tuttavia vogliamo introdurre una nozione all'interno della legge professionale e poi un rimando, una fonte regolamentare, un decreto ministeriale adottato su proposta sostanzialmente del Consiglio Nazionale Forense che preveda uno schema tipo di contratto, perché già ad oggi non esiste un contratto Esatto. tipo, salvo i grandi studi, perché poi anche L'associazione l'ISLA. l'ASLA, perché anche da questo punto di vista, se uno si parla sempre di grandi studi milanesi, io ho avuto modo di vedere questi contratti, sono contratti che prevedono tutele maggiori paradossalmente rispetto alle mozioni congressuali. Il tema invece riguarda quegli studi dove non sono 30, 40, 50 persone, ma più, permettetemi, ancora un rapporto Boutique, umano, tipo più boutique che non boutique, avere e proprio quindi questo law è un. firm. Anche qua, poi il rapporto che è stato fatto con la fondazione da parte di Cassa, che è stato presentato il 22, se non ricordo, novembre, ha evidenziato queste figure diverse, queste situazioni che, come sappiamo, io ho avuto modo anche di girare un po' tutte le nostre sezioni, non esiste un'avvocatura, esistono più Ah, avvocature a seconda dei è un tema territori. che abbiamo trattato più volte con gli amici che sono venuti a trovarci. Senti, qual è un'altra mozione che voi di AIGA, diciamo, ritenete importante rispetto proprio alla condizione del giovane avvocato, che è quello del vostro,
è al centro della vostra attenzione. Allora, prima di tutto quella della competenza esclusiva in materia stragiudiziale di consulenza legale, quantomeno nelle materie che già sono soggette alla mediazione obbligatoria e alla negoziazione assistita, vuol dire riportare nell'alveo dell'avvocatura quelle competenze via via erose nel tempo da altri professionisti. Non so se tu ti lo ricordi perché sei giovane, anzi forse non lo sai, lo saprai ma non lo ricordi, quando a Bari fu approvata la mozione sulla legge 247/2012 che di lì a poco sarebbe stata approvata, professor Alpa rivendicò come una delle maggiori vittorie proprio quella norma, che evidentemente però non è stata sufficiente. Non è stata sufficiente perché nel momento in cui prevede la competenza esclusiva legata all'attività giurisdizionale giudiziale, mentre lascia quel margine della connessione, cioè competenza esclusiva la materia dell'avvocato quando sia connessa a un'attività giudiziale, ha lasciato il maglio sia la giurisprudenza e anche altre figure di entrare e via via portarci via un po' le nostre soprattutto competenze in ambito assicurativo, risarcitorio, recupero dei crediti, risarcimento dei danni, tra l'altro dove ci sono sempre assicurazioni che pagano anche i compensi, perché chiaro, se poi un problema è la reddittualità, sono proprio quelle materie dove c'è una copertura assicurativa non di poco conto. E poi quella anche che è passata sui cassazionisti, che era un problema soprattutto per i più giovani, che sembra quasi un paradosso che i giovani chiedano un requisito di anzianità, questo l'abbiamo esaminato nel dibattito, però anche il fatto di sostenere dei corsi a Roma ha un costo non indifferente per quanto riguarda soprattutto un giovane, e anche il fatto di avere tot incarichi, non sempre tutti i colleghi giovani può avere quel numero di incarichi elevato che erano richiesti, quindi va nella direzione di sostanzialmente poter permettere anche al giovane, o meglio prevede tre modalità di accesso, una con il corso e il concorso, l'altro invece con sempre la parte CNF sugli 8 anni, poi quello di anzianità, un po' come era stato in passato. Tra l'altro depositeremo a breve l'emendamento sui cassazionisti, perché adesso arriverà il mille proroghe, e di rinviare l'ultimo anno, perché sarebbe l'ultimo anno, quello che ormai viene chiamato emendamento AIGA, ma oggettivamente il cambiare le regole in corso ha un po' condizionato, soprattutto per chi fa penale, perché chi fa penale, che ha tutte quelle ordinanze libertate che sono ricorribili solo per Cassazione, è sicuramente danneggiato. Poi ci sarebbe un altro aspetto da questo, per esempio, siccome andiamo verso la specializzazione, da quel punto di vista allora perché non prevedere che nel momento in cui uno fa un percorso e diventa specialista possa essere abilitato alle giurisdizioni superiori anche su quelle materie di competenza? Cioè, delle due l'una, o siamo generalisti o siamo specialisti. Se siamo specialisti dobbiamo avere un percorso che agevoli lo svolgimento in quella materia. Ti ringrazio, buon lavoro. Grazie mille. Ci sentiremo durante i lavori del tavolo. Grazie mille, buon lavoro. Ciao.